opportunità per dire che c'è un settore che è stato profondamente colpito, al pari di, li conosco, abbiamo detto che la pandemia ha allargato le disuguaglianze e le ha allargate soprattutto nelle aree, nelle nostre aree, dove partivamo da un passo indietro, noi non eravamo al pari degli altri, per cui conosciamo benissimo. Noi stasera ci candidiamo a rappresentare un mondo che è fatto di valori, è fatto di idee, è fatto di cultura e vuole essere protagonista al rilancio della città di Caserta, e noi aggiungiamo per il territorio della nostra provincia. Questa è la nostra candidatura stasera, e la firma simbolica è un impegno che partiamo da stasera. Ho anticipato nell'intervento introduttivo che vi presenteremo una lettera aperta dove viene in qualche modo definito, a nostro giudizio, e non solo della CGIL, ma posso dire, so che avete incontrato anche le altre organizzazioni sindacali, io credo che c'è un passo condiviso e che deve essere assunto dalla classe politica casertana, che oggi vi state legittimamente, diciamo, battagliando per il governo della città. Io credo che questo impegno di stasera va al di là di chi di voi verrà eletto. È un impegno per la città, è un impegno per il nostro territorio, è un impegno per la nostra provincia, che a Caserta si è fatta la nuova gestione dell'amica geniale, vuol dire che è un punto di eccellenza, cioè, abbiamo visto girare i furgoncini con la scritta amica geniale, ma tutto quello che sta a fianco, dietro e dentro questo mondo, non è conosciuto a Caserta, non è conosciuto in Campania, tranne laddove ci sono preesistenze e gruppi in qualche modo storici, penso a quello che è presente nel mondo napoletano. Noi siamo per rappresentare una nostra necessità, che è quella territoriale. Io non ho mai amato il termine della casertanità, perché dietro al termine della casertanità c'è di tutto. Io credo che noi viviamo oggi in un contesto politico e istituzionale dove le funzioni si intrecciano. Insomma, abbiamo parlato, il territorio casertano è stato coinvolto nella discussione negli anni 80, negli anni 90 sulla grande area metropolitana, che fanno i 19-20 comuni dell'agro aversano nel rapporto con il territorio napoletano. Quindi io lo vedo stretto come termine casertanità, non perché non sono più meno casertano degli altri, perché la nostra specificità lo si misura su quelle che sono il nostro obiettivo e le nostre idee per cercare di rilanciare una città, un territorio e una provincia. Io credo che gli interventi che Pio Del Gaudio, Raffaele Giovino, Ciro Guerriero, Carlo Marino, Romolo Vignola, che ringrazio insieme a Carlo, e chiedo scusa agli altri candidati. Insomma, io ho conosciuto Antonio Vignola, che io ero un ragazzino, ero un giovane militante della Federazione Giovanile Socialista a Caserta, alla Federazione a Caserta, e Antonio Vignola conoscevo già allora, che era stato dirigente della Camera d'Urlo di Caserta insieme a tanti altri compagni, perché ha una bella esperienza, e credo se anche i ricordi affettivi e personali di ognuno di noi possono creare un po' di ombra, io credo che non era mia intenzione, di questo mi scuso, però per i valori e l'appartenenza che ognuno ha anche nella sua capacità propositiva e autonoma, perché noi come Camera del Lavoro, come CGL, come SLC, come coordinamento di questo settore rappresentiamo e siamo gelosi della nostra autonomia. Io credo nel ringraziare a nome di tutti noi di aver voluto perdere, tra virgolette, perdere un pomeriggio con noi, averci ascoltato. Io credo che anche noi ci aspettiamo da voi tanto,
da qui al momento elettorale, al ballottaggio, quando sarà, ma quasi avvierà una pagina nuova su Caserta, io credo che la nostra organizzazione sindacale, questi lavoratori e queste lavoratrici sapranno rappresentare il meglio della nostra specificità e della nostra autonomia, di cui siamo, ripeto, fortemente gelosi. Vi ringrazio e buona campagna elettorale. La giornata è lunga.